È il momento dell'eliminato della scorsa settimana, è il momento di Laura Bono. Che cosa vuoi da me? Vuoi forse il mio ragazzo? Che cosa cerchi di te? La torta intera un pezzo. Che cosa vuoi da me? Se chiedo prima. Il nostro Pago è ancora in gara, sei contenta? Siediti! Sono contenta, sì, ma sono contenta per tutti, ragazzi, una bella esperienza. Che cosa vuoi da me? Vuoi forse il mio ragazzo? Mamma, quanti l'hanno voluto. Perché c'hai un bel ragazzo. Ma ne ho avuti un po', dai. Ma erano meritevoli di essere attaccati dalle altre? Ma no, ce n'era una in particolare che proprio... sempre in mezzo, e allora gli ho dedicato questa canzone. Beh, insomma, una bellissima canzone. Parleremo tra poco dell'esperienza della nostra Lauretta Bono a Music Farm. Adesso naturalmente facciamo un po' di pausa, ma dopo Laura Bono e la sfida delle sfide per capire chi sarà il terzo finalista di questa puntata. Di grandi emozioni. Innanzitutto volevo chiederti cosa hai provato nella vita di tutti i giorni, tornare nella vita di tutti i giorni, com'è stata? Non puoi capire, guarda, all'inizio ti dico la verità. Molto disorientata e spesso il mio cervello stava ancora nella farma. Mi rendevo conto che, oddio, dove sono? Però ho fatto tutto quello che desideravo fare da dentro la farma appena fossi uscita. Giapponese a manetta, sono partita per qualche giorno, ho fatto tutto. E sei contenta di aver partecipato? Molto contenta, ho trovato fuori un calore che non mi aspettavo, sinceramente, bello. Bello, molto quanto bello. Ti è servita la critica della nostra giuria, no? Voi avete delle volte avete criticato Laura dicendo che faceva un rock un po' troppo, diciamo, consueto, no? Adesso il rock dei giorni nostri sono i Franz Ferdinand, per capire, e tutto qua, giusto? Sono i Franz Ferdinand. Franz Ferdinand a me piacciono molto. Esatto. È una critica che hai messo, diciamo, in bagaglio per poter insomma sviluppare un altro tipo di sonorità oppure no? Ma cioè, cosa ne fai delle critiche dei critici? Guarda, io comunque magari al momento mi permalosisco e magari posso anche avere una... però normale. Comunque io ci penso, io sono convinta comunque di avere la mia personalità e tutto quel, perché comunque sennò non crederei in me stessa e allora sarebbe tutto da rifare. Però comunque voglio pensarci a quello che mi hanno detto, nel senso, magari tra qualche anno mi renderò conto che magari avevano ragione, oppure no, lo scoprirò solo vivendo. Solo vivendo. Iva, cosa pensi di Laura Bono? Aspetta, un momento, io adesso pensavo alla Bertè, adesso mi dici cosa pensi di Laura Bono. Laura Bono, lei lo sa, ti ricordi che quando hai vinto Sanremo, se non erro io ero nella giuria. Mi sono battuta, come tutti gli altri giurati devo dire, perché credevamo molto in lei, infatti ha vinto, è grintosa. E poi soprattutto io l'amo molto, ma più di me lei ha un fan scatenatissimo, il mio marito. Non ho capito perché. No, si è un po' rincoglionito, vista l'età. Però diventa veramente matto per Laura Bono. Per cui, guarda, sei di casa ormai. È di casa. Lauretta Bono. Sì, sì. Andiamo a vedere, insomma, la sua avventura in farma, che si chiama addirittura, ho letto, Bacco, Tabacco e Coccole. Questa è un po' la sintesi della sua avventura. Andiamo a vedere, vai. Felici e forse molto più che amici, raga! Vai, giù tutto! Io ho queste sigarette qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mezza, perché ne ho trovata una fuori, guarda come sono ridotta, pure a cercare sigarette nei posacenere.
E quindi se io ho finito queste sigarette e le sigarette non le trovo, mi dispiace, io piuttosto io abbandono il gioco perché per me non è più un gioco. Ma che sigarette fumi? Secondo me mi affeziono tanto una persona che sia una donna o che sia un uomo. Io divento una coccolona. Just need some time apart, and everything will be okay. Oh no, not again. Why does it always happen? It seems like every other day. La rocker, eh? Il tuo nuovo album, Laura Bono, yes. Questo è Invidia, il singolo che abbiamo sentito, sì. Quindi insomma sono contenta di poter veramente mettere l'accento sul fatto che tutti voi avete dei progetti, che tutti voi avete dei lavori, ne sono strafelice veramente. Questa è un'esperienza che vi deve servire non solo nel lavoro ma anche credo nella vita. Cosa ti ricorderai di questa avventura? Ma io l'ho già detto, comunque Music Farm ha l'impronta qua, non è a caso il tatuaggio, davvero. E mi sento cresciuta da questa esperienza, molto, sia nei rapporti con gli altri, nelle mie crisi di panico e in tutto, perché comunque ho trovato delle persone che avevano dei caratteri diversi dal mio, ci siamo scontrati, ci siamo voluti bene, ci siamo massacrati, c'è stato tutto, quindi c'è stata la vita reale e ci ha aiutato comunque a crescere artisticamente e personalmente. E questa è una bella cosa, sì. E non è poco al giorno d'oggi. Grazie Laura Bono, in bocca al lupo per tutto, cara Lauretta, per tutto, per tutto. Ecco qua, vai Laura.